e vi ringrazio a nome delle dirigenti scolastiche del CS1 di Ravello, che purtroppo ancora una volta non è qui perché è stato impegnato tutta questa settimana con gli esami di Stato e quest'oggi aveva l'impegno di fare un programma. Quindi vi mando i suoi saluti e il suo affetto. Ringrazio le colleghe per questo progetto che hanno realizzato con tanta passione e a chiusura dell'anno scolastico, insomma, non è stato facile. E il progetto che hanno presentato è un progetto che è stato finanziato grazie ai fondi del diritto allo studio del Comune di Ravello, quindi ringrazio anche il Comune di Ravello, ed è stato curato dalla maestra Campaniello, dalla professoressa Baruso e dalla dottoressa Pizza, che ha collaborato con il nostro istituto grazie ad un altro progetto regionale per l'inclusione dei ragazzi diversamente. È un progetto che ha tenuto conto delle emozioni dei ragazzi e che ci racconta appunto le loro emozioni. A questo punto passerei la parola a loro, però un altro ringraziamento doveroso è all'associazione che ci ospita questa sera e che ci ha dato la location, che è l'associazione che gestisce il museo civico dell'antiquariato. Quindi la parola anche all'associazione. Benvenuto a tutti quanti voi a nome di tutti i soci dell'associazione MAC, che come sta dicendo la dirigente ha avuto l'opportunità, grazie al bando del Comune di Ravello, di gestire anche il nostro museo, il museo Antiquarium. Avete visto il titolo, guardate come trovato. Come progetto dell'Istituto Comprensivo 1 di poter esporre proprio le foto dei vostri ragazzi, perché l'associazione intende far vivere proprio il museo come luogo aperto e luogo di accoglienza, luogo vivo all'interno del quale quel nuovo e l'antico, l'antico non mi va a dire proprio perché è giusto che sia così, la nostra storia venga a voi qui riproposta, riproponiamo. Che dire, tante sono state le iniziative che abbiamo svolto nel corso di questi 6 mesi, perché sembra tanto, ma in realtà sono solo 6 mesi che il museo è aperto ed è stato aperto a diversi eventi. Vi invito calorosamente a chiamare, invitare parenti, amici a venire non solo a visitare questa mostra, anche durante i giorni di apertura di venirci a trovare. Giovedì pomeriggio, il sabato e la domenica pomeriggio. Quando voi desidererete tutti quanti lasciare il vostro recapito, la vostra email sul nostro registro, potremo in questo modo noi comunicarvi tutto ciò, tutte quelle che sono le iniziative che abbiamo in programma anche per tutta l'estate ravellese. Vabbè, non vi devo ulteriormente, vi lascio alle docenti in maniera tale che possano meglio a voi parlare, mostrare il lavoro svolto. Buon proseguimento. Allora, in realtà questa collaborazione che c'è stata con MAC è stata non preziosa di più, perché ci ha permesso di conoscere realtà del territorio che la scuola difficilmente entra in contatto. Quindi ringrazio veramente tantissimo sia Maria Grazia, Vittoria, Renato, perché sono stati per noi un punto di riferimento per organizzare questo evento, perché hanno aperto le porte della loro associazione, del loro museo e ci hanno accolto, e hanno accolto i bambini fondamentalmente, perché poi fra i reperti ci sono loro, ci sono le loro foto, ci sono le loro emozioni, c'è il lavoro che è stato fatto dietro e c'è tutto quello in cui loro fondamentalmente credono insieme a noi, cioè nel fatto che la scuola è calata nella realtà e quindi la nostra scuola, che è una scuola che è la scuola del paese, perché noi siamo a 2 passi dal Pescarello e il Comune ha sempre dato la massima disponibilità per lavorare insieme a noi, e questa
se le associazioni, se il comune, se la scuola, se i genitori, se i bambini, lavoriamo tutti quanti insieme con lo stesso obiettivo, raggiungiamo i risultati sicuramente in maniera più sostanziosa, ecco, sicuramente è importante. Quindi ancora grazie all'associazione, grazie al comune, perché come avete visto sulla locandina di questo evento di oggi c'è il patrocinio del comune e c'è il patrocinio, vabbè, c'è la nostra scuola e il patrocinio con l'associazione. Il comune è stato protagonista da subito perché come referente per l'integrazione del vissuto comprensivo di livello 1 ho pensato all'inizio dell'anno insieme ai miei colleghi di scrivere due progetti che abbiamo presentato al comune di Ravello chiedendo un contributo dal piano di diritto allo studio e il comune li ha accolti benevolmente entrambi, sono stati tutti e due finanziati e uno di questi due progetti è parte del motivo per cui siamo qui. In seguito abbiamo avuto l'opportunità di partecipare anche ad altri bandi, ad altri fondi, sempre attraverso il comune regionale e abbiamo avuto l'opportunità di avere degli esperti quest'anno a scuola che hanno aiutato noi insegnanti nelle classi dove sapevamo che vi era bisogno di inclusione. E attraverso questo bando abbiamo avuto delle persone preziosissime che ci sono state non d'aiuto di più, è veramente stata un'esperienza meravigliosa. E fra queste quattro persone che sono state a lavorare con noi fianco a fianco fino alla settimana scorsa, c'è anche Antonietta Pizza, che è la psicologa che si è occupata di portare questo progetto nelle classi, che l'ha fatto con entusiasmo, l'ha fatto con grandissima professionalità, i bambini lo possono dire che è stata sempre al loro fianco ed è stata sempre al nostro fianco per aiutarci come migliorare i processi di integrazione, come migliorare la relazione all'interno del gruppo, come anche migliorare il nostro modo di vederci positivo e negativo, conduttore di tutta la mostra. Io sono particolarmente emozionata e volevo ringraziare la professoressa Baguso perché insieme a noi della scuola primaria ha fatto di questo progetto anche delle ore in classe sua. La professoressa insegna nella scuola secondaria di primo grado in una classe prima, mentre invece le mie colleghe Antonietta Sansone, Anna Occhioniero e anche le altre che sono oggi non sono potute venire per problemi familiari, invece insieme a Ilana Nauro hanno accolto praticamente il progetto invece nelle quinte di Piazza Matteotti della scuola primaria. Quindi è stato un progetto di inclusione in bellezza perché abbiamo creato opere d'arte. Adesso che vedrete le foto vi meraviglierete così come ci siamo meravigliati noi di stamparle, di quante belle siano le emozioni di questi bambini. Sono belle anche quelle che loro pensano essere brutte. E quindi, perché poi sono le emozioni ci appartengono, non sono il nostro modo di essere, noi non è che siamo tristi, ci sentiamo tristi. E quindi la tristezza, così come le altre emozioni, essendo un modo nostro di affrontare le cose, può essere affrontata così come la rabbia, così come la tanta gioia e tanto entusiasmo. Quindi adesso io passo la parola ad Antonietta, la ringrazio ulteriormente per il suo contributo e sottolineo veramente questa cosa importante del lavoro che c'è tra la scuola, il comune e il territorio, perché penso che sia proprio la base necessaria per poter crescere tutti quanti insieme. Noi quest'anno abbiamo avuto la professoressa Giovanna De Luca che oggi non è presente perché aveva un impegno familiare, purtroppo anche lei sabato, perché sì, poi sabati, i primi sabati di vacanza purtroppo sono così, e lei è stata per il primo anno con noi a Ravello come docente di sostegno alla scuola secondaria di primo grado e ci ha aiutato un po' a ricostruire questi ponti, proprio perché ha finito da poco il mandato come assessore e ha potuto permettere anche a me che magari non faccio parte di questa realtà perché non sono ravellese, ma di conoscere le strade giuste da percorrere proprio per progettare insieme questi tipi di interventi. Quindi ancora grazie per essere venuti tutti e vi passo, non mi faccio la parola. Perché davvero grazie sentito, io ho avuto la possibilità di lavorare con loro e di conoscere una realtà diversa, perché il lavoro che faccio diciamo, mi consente di lavorare
stato diverso da me e quindi di aiutarlo, integrarlo e farlo sentire parte del gruppo. Appunto, io vi dicevo prima, no? La cosa bella è che in realtà ho notato quanto diciamo, con questa esperienza la scuola è fondamentale perché è il sistema, accanto al sistema familiare, che consente ai ragazzi di crescere realmente, di potenziarsi, di potenziare le risorse di ognuno. E alla fine dobbiamo investire tanto sulla scuola, dobbiamo investire tanto su appunto progetti e io so che la scuola è anche molto aperta a queste cose, ci crede tanto, però dobbiamo farlo tutti insieme, in sinergia, anche con le famiglie, perché davvero è importante che le famiglie riconoscano il grande ruolo della scuola come appunto sostegno a loro. In realtà voglio anche dirvi quest'altra cosa, consentitemi. Quando le insegnanti, per me questo aspetto è importante, quando le insegnanti dicono delle cose alle famiglie, lo dicono perché loro sono osservatori esterni e grazie al loro contributo, per noi, e io questo lo dico nel lavoro che faccio, per noi è molto importante anche la collaborazione con le insegnanti, perché possono osservare i bambini in un contesto diverso e possono appunto farci vedere delle cose che magari non riusciamo a vedere. Anche perché i bambini, ve lo posso garantire, nella scuola si sentono protetti, sono in un contesto protetto e vi posso garantire che i bambini nella scuola si aprono, parlano, riescono a trovare dei punti di riferimento e quindi voi dovete avere davvero fiducia. Vabbè, finisco ringraziando davvero i bambini perché per me è stato bellissimo, perché poi l'elaborazione delle foto, tutto è stato bello, io mi sono divertita tanto con loro e quindi le ringrazio i bambini, ringrazio i docenti e adesso passo la parola alla nostra nuova assessora, si può dire assessora, Luigia Carlone, che porterà i saluti dell'amministrazione. Grazie di tutto, grazie. Buonasera a tutti, vabbè, io sono qui nel mio primo impegno, diciamo, istituzionale e naturalmente in questi giorni mi sono confrontata con la professoressa De Luca che mi ha un po' illustrato il progetto e poi confrontandomi anche in poche battute poco fa, diciamo, con loro, ho potuto percepire la bontà del progetto, l'entusiasmo e quindi io vabbè, posso dire che come amministrazione noi cercheremo di proseguire il percorso che è stato cominciato, perché, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione. Perché diciamo io essendo nuova, come ho detto prima, mi sono permessa di fare anche un giro in maniera anticipata, diciamo, della mostra e comunque mi sono arrivate le emozioni, perché poi alla fine di questo si parla. Quindi questi progetti poi hanno questi obiettivi che credo riescano a raggiungere, soprattutto quando ci sono delle personalità dietro che danno un contributo importante che si respira, cioè al di là ora della conoscenza che però di motivi sommaria nei confronti del progetto stesso, quando poi arrivano i risultati ci si rende conto che diciamo, ha senso poi proseguire su un percorso già avviato, questo è, quindi diciamo, le emozioni sono arrivate, questo vuol dire che comunque noi proseguiremo il percorso, non posso dire altro, tranne diciamo che naturalmente porto i saluti di tutta l'amministrazione e del sindaco che ci teneva a far arrivare i suoi saluti, che anche lui non è essere qui per impedimenti anche di natura personale. Questo, io ora non voglio anche la dottoressa di Vittorio che è responsabile del servizio che in realtà finanzia appunto questi progetti, voleva esserci però non è potuta esserci e quindi manda i saluti anche a tutti. Quindi io non voglio rubare altro tempo perché i miei protagonisti sono loro, quindi è giusto adesso dare spazio a loro. Quindi insomma, in bocca al lupo per il futuro e noi ci saremo, ci sono dei
quello che possiamo fare. Quindi auguri a tutti. Grazie. Grazie.